Bentornati amici di Le Cose Mo, quest'oggi siamo in compagnia dell'assessore alla cultura del comune di Lecce, Antonella Agnoli. Assessore, oggi abbiamo presentato il programma della nuova stagione teatrale redatto dall'amministrazione comunale. Vorremmo chiederle, secondo lei, qual è il ruolo che ha il teatro nella formazione dei giovani? Quanta importanza si può dare? Io credo che il teatro, come qualsiasi altra espressione artistica, siano fondamentali. Forse il teatro, sia vederlo che farlo, e soprattutto farlo, mette in gioco tutta una serie di emozioni, di relazioni. Io, ad esempio, vi racconto questa cosa personale. Da 2 anni ho a casa con me un ragazzo profugo che viene dal Benin. Lui è arrivato sedicenne a Bologna dopo aver fatto il percorso che fanno molti di questi ragazzi, un percorso spaventoso, e quando è arrivato a Bologna è stato messo in uno di questi centri per minorenni, e la prima cosa che ha chiesto di poter fare teatro. Parlava poco l'italiano, parlava francese, ovviamente, venendo dal Benin, e quando io gli ho chiesto perché hai avuto voglia di fare teatro, tra l'altro poi si è anche messo, hanno anche con altri ragazzi messo in piedi una compagnia che ha vinto anche il premio Scenario, e lui ha detto perché è un modo per entrare in relazione con gli altri. Io non voglio stare solo assieme a quelli che hanno avuto la mia stessa vita, il mio stesso percorso, la mia stessa storia, voglio integrarmi, no? Allora, questo secondo me è bellissimo, no? Fa capire quanto può essere importante. E lui continua a dire, lui lavora, va a scuola e continua a dire che gli piacerebbe fare teatro. E a un certo momento gli ho detto, ma allora vuoi fare una scuola di teatro invece che andare... magari fare un altro percorso? E lui ha detto no, però voglio continuarlo perché è proprio importante per quello che mi consente di fare insieme agli altri, di mettere in gioco me stesso, di anche di scontrarmi con gli altri, perché qui c'è anche il nostro amico Tonio De Nitto, che è un grande costruttore di spettacoli, regista, ideatore, e spesso ci sono proprio degli scontri, no? dei modi differenti di... E quindi credo che sia un'esperienza straordinaria. Alla luce di questo, secondo lei, invece, quanto può essere effettivamente accessibile ad oggi il teatro ai giovani? È abbastanza o si può ancora fare di più, secondo lei? No, bisogna assolutamente fare di più. Il teatro forse più di altri luoghi, il teatro proprio come luogo fisico, io credo che sia ancora un luogo che ha delle barriere, che non sono le barriere fisiche, quelle magari sono state abbattute, il problema sono le barriere psicologiche, la paura di superare quella porta perché non ti senti adeguato, perché pensi che ti annoierai, perché pensi che non sei vestito bene, perché pensi che, siccome non ci sei mai andato, non ti viene in mente di andarci, no? E quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare. Questo tema è un tema sul quale si stanno dibattendo tutti in giro per il mondo, che viene chiamato audience development, come sviluppare l'audience di tutti i luoghi culturali. La Puglia, Lecce, il Salento sono pieni di cose che accadono, però purtroppo se voi andate a vedere quelle che sono i dati di frequentazione, cinema, teatri, lettura di libri, sono molto bassi. Quindi significa che bisogna lavorare non solo per continuare a portare i pubblici che già ci frequentano e che sono pochi, ma soprattutto per conquistare i non pubblici.
Quindi diciamo che questo nuovo programma, più che un effettivo punto di arrivo, lo dobbiamo considerare un punto di partenza. Beh, qualsiasi cosa è un punto di partenza, a me piace fare le cose insieme se possibile. E vengo da un'altra città, da un'altra regione, questa è una terra bellissima, che però forse non è riuscita a creare veramente dei servizi, no? E quindi io vorrei che il teatro e tutti i musei, le biblioteche che stiamo cercando di costruire diventino dei veri servizi culturali. Io tendo a dire che dovrebbero essere nel welfare culturale, quindi non sono beni culturali, ma devono far parte di quello che è la formazione normale di un cittadino, no? E quindi in questo senso è assolutamente un punto di partenza. Abbiamo cercato, io l'unica cosa, non avendo competenze specifiche, poi penso che l'assessore non debba mettere le cose che gli piacciono. Io sono una bibliotecaria, credo di non aver mai comprato un libro perché piaceva a me, ma mi sono sempre messa dalla parte di chi viene in biblioteca. E quindi poi ci siamo avvalsi, io ho dato solo il tema che era abbattere i muri. 2019 sono 30 anni dalla caduta del muro di Berlino e come dicevamo prima durante il nostro incontro, purtroppo è caduto un muro, ma ne sono sorti molti altri. E quindi il teatro come un modo per abbattere pregiudizi, per abbattere muri. Tra l'altro teatro proprio di suo ha spesso ragionato su come abbattere la quarta parete, no? Che sono perché il teatro, e quindi il teatro che esce, che va in mezzo alla gente, che non è più il palco, no? E quindi anche questo mi sembra una cosa sulla quale voi ci potete. Il punto di partenza è perché io credo che pian piano dovremo tentare di costruirli insieme questi percorsi. Grazie mille, Assessore. Grazie a voi.